a presentarvi un video che è un qualcosa di straparticolare e stramagico, perché infatti oggi sono qui a presentarvi il mio primo video su FIFA 15. Anzi no, perché questa qua è la demo di FIFA 15. Per iniziare proprio volevo ricordare un paio di cose. La prima è che devi sapere che è successa un po' una magicata, perché io questo video l'avevo già fatto, infatti mi cadono le palle. Non dico per il non rifarlo, perché ci avevo messo davvero tanto impegno, cioè vabbè. E solamente cos'è successo? Ho utilizzato il microfono sbagliato, e dato che so che ormai la gente per una minima cosa ti attacca, ti insulta e cose varie, ho detto ma dobbiamo rifarlo. E quindi eccoci qua a rifarlo. E come seconda cosa, vabbè, se vi interessa recuperare i crediti di FIFA 14, vi ricordo di passare da FIFA con gli stessi, il link lo trovate in descrizione. Allora ragazzi, io avevo fatto la prima partita che appunto capitava, che vi dava in automatico, che era appunto il big match tra Liverpool e Manchester City. Ovviamente io ho fatto i Citizens e ho vinto 3-1. E allora, adesso vi dico un attimo le mie impressioni mentre inizio la mia avventura su Ultimate Team. Allora, mi è sembrato un gioco un po' più fluido rispetto a quello dell'anno scorso, perché io mi ricordo che l'anno scorso, oddio, mi ha trovato Eden Hazard. Mi ricordo che l'anno scorso FIFA 14, o meglio la demo di FIFA 14, non mi era per niente piaciuta. Mi sembrava un gioco veramente meccanico, basato molto sulla forza fisica dei giocatori, e diciamo, quindi non soddisfava le mie richieste, quelle che erano le mie richieste. Poi andando avanti mi è piaciuto sempre di più. Cosa penso di questo gioco? Allora, l'ho provato, mi sembra molto, ma molto più fluido come gioco. I giocatori, boh. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che queste opinioni che io do le sto dando io, quindi sono date da un punto di vista soggettivo, non oggettivo. Qualcuno potrà dire che questo gioco è macchinoso, ma a me sembra più fluido. Poi sono cambiate ovviamente moltissime animazioni, ma soprattutto il modo con cui parano i portieri. L'hanno proprio rivoluzionato, e per priorità transitiva, dato che hanno cambiato il modo appunto in cui parano i portieri, quindi hanno rivoluzionato il metodo di parata dei portieri, hanno rivoluzionato un po' anche il tiro. Se non mi sbaglio, adesso queste cose magari ve le farò vedere mentre gioco una partita, però mi sembra che il portiere da solo, magari quando l'avversario sta per tirare da fuori area, esca un po', in modo tale riuscirà a coprire lo specchio della porta, e spesso l'attaccante non riuscirà più a segnare, come invece accadeva su FIFA 14, che se vi ricordavate, se magari voi tiravate una legnata da fuori area, la palla spesso entrava. Perché? Perché non dico che il portiere era fuori posizione, ma era proprio dentro la porta e magari non si aspettava un tiro così forte, magari così angolato. Ho notato che su questo FIFA il portiere esce un po' per appunto coprire un po' di quello specchio, e spesso e volentieri vi parerà questo tiro, diciamo. Altre cose che ho notato magari è il modo con cui i giocatori controllano la palla, ma soprattutto il modo con cui la controllano durante la corsa. Mi sembra un po' cambiato. Adesso ovviamente io ho disputato una partita, vi sto facendo il resoconto di quella partita, perché come ho già detto ho dovuto eliminare i commentary che avevo fatto tutto in diretta, però a me è sembrato un filo diverso. Adesso in questa Ultimate Team andremo a farne un'altra, sistemo un attimo la squadra e ci si sente. Anzi no, giochiamo già adesso, quindi controlliamo un attimo la nostra squadra e ci sente appena la partita sta per iniziare. Non mi sembra che si possa cambiare il modulo. Comunque, questa qua ragazzi è la mia prima partita dell'Ultimate Team. Questa qua è la schermata che incontreremo ogni qualvolta sfideremo un nostro sfidante. Come l'anno scorso non vi do una sicurezza sui rating, cioè io adesso sto vedendo un Pedro valutato 83, neanche oro raro. Non vi posso dire che sarà così, perché mi ricordo che l'anno scorso hanno fatto molti cambiamenti. Comunque ragazzi, io direi di partire per questa nostra nuova esperienza. Come vi avevo detto, allora guardate un attimo il modo con cui i giocatori controllano la palla, guardate il modo di corsa. Magari voi guardando appunto dall'esterno, non standoci giocando, non vi sembra, o meglio state notando la differenza che ho notato io. Però ragazzi, secondo me uno dei cambiamenti è appunto questo. Intanto Costa per Fernandinho, che lo vede ma non molto bene, mannaggia. Mo finisce 0-0, vedi, prima partita sull'Ultimate Team un pareggio. E invece no, perché no? Poi ragazzi, è inutile dirlo, ovviamente hanno aggiunto e variato molte animazioni. Una di queste magari è quando il giocatore si porta la palla sul calcio d'angolo, oppure un'altra che avete appena visto è quando il portiere sistema palla appunto nell'area piccola. Ho notato che i controlli sono difficili, come anche su FIFA 14, cioè magari un vostro compagno ve la passa, controllarla è sempre un filo difficile, cosa che invece secondo me non accadeva minimamente su FIFA 13. Intanto Fabregas è in fuorigioco, mannaggia, non riesco a fare niente. Diego Costa, oh my god, Fabregas, vede William i numeri, palla per Fabregas, che avanza, la mette nel mezzo, dai, non riesco a far niente, cos'è?
hanno aggiunto anche dei modi di giocare in più. In che senso dei modi di giocare? Nel modo in cui si posizionerà la vostra squadra. Perché se vi ricordate, su FIFA 14 c'era il metodo di gioco equilibrato, offensivo, ultraoffensivo, difensivo e ultradifensivo. Adesso, come potete vedere, hanno aggiunto attacco totale, poi abbiamo l'ultraoffensiva e l'offensiva, l'equilibrata, la difensiva e l'ultradifensiva e la difesa a oltranza. Quindi hanno aggiunto l'attacco totale e la difesa ad oltranza. Hanno cambiato anche il modo di gestire la squadra, ovvero quando voi metterete pausa vi troverete, appunto, e schiaccerete su gestisci squadra, vi troverete davanti questa schermata. Credo sia abbastanza bella perché vedete subito sotto la vostra squadra i sostituti. E per andare appunto sui moduli vi basterà schiacciare R1, non so nemmeno come si chiama, RB, e appunto li potrete scegliere. Non so se l'avete notato, ma hanno aggiunto anche un nuovo metodo di 3-5-2. E questo nuovo 3-5-2 assomiglia più a un 3-4-1-2, perché infatti abbiamo quei due CDC che ormai non sono più CDC, che diventano CC, e quel COC che gioca più avanzato, quasi da giocare seconda punta, da trequartista, diciamo. E intanto abbiamo Didier Drogba che fa l'1. Perché no? Ah, ho sbagliato. È uscita, mi sa, è uscita. Come vedete, io ero abituato a FIFA 14 e pensavo che questo fosse gol. Questo perché, come mi è sembrato, o meglio, come vi ho detto prima, è cambiato anche un po' il modo di tirare. Ora non ho avuto ancora occasione di farvi vedere anche il modo di cui vi parlavo dei portieri. Speriamo che adesso ci riesca, perché infatti Willian avanza, fa un tiro di merda. Finito primo tempo, non riesco a dire come siamo ancora 0-0, perché, boh, prima questa era tipo 2-1 già. Comunque, sì, non ho fatto abbastanza niente, vi ho illustrato quelle che secondo me sono le nuove novità. Spero adesso di farvele vedere in pratica, quindi farvele vedere durante la partita. Intanto Neymar Junior, eia, come vantaggio. Vediamo se riusciamo a segnare sul primo tiro di punizione di tutto FIFA 15. Non mi interessa. Signori, Fabregas. È perfetto, incredibile! Primo tiro di punizione su tutto FIFA 15. Siamo riusciti a segnarlo. Spero che siano tornate le punizioni di FIFA 13, perché in quelle ero abbastanza bravo. Se voi volete, appunto, se mi confermerete, e io confermerò appunto provando, giocando a questo gioco, che le punizioni avranno lo stesso modo di tirare di quel gioco, quindi in questo caso di FIFA 13, vi porterò sicuramente il tutorial. Palla per Willian. E il portiere, come vedete, non so se avete visto, è un filo più avanti rispetto alla posizione che adottava, se possiamo così dire, su FIFA 14. Drogba, ragazzi, Drogba avanza e il portiere la para. Infatti ho notato che sembrano un filo diventati più forti, tranne nelle occasioni più facili. Lì perché dico ciò? Perché fanno a volte delle paperate. Comunque colgo l'occasione del calcio d'angolo per dirvi che hanno aggiunto un'altra innovazione. Questa innovazione è quella riguardante gli schemi, perché infatti, guardate un po', noi abbiamo il calcio d'angolo e ci sono gli schemi automatici, se possiamo così chiamarlo, predefiniti, che infatti sono veramente comodi per quelli che non li utilizzavano magari su FIFA 14, però sono un po' scomodi magari su quelli che passavano i minuti a cercare di provarli, di crearne nuovi. Perché infatti c'era anche un senso di bellezza, se possiamo dire, su FIFA 14 nel creare degli schemi, perché tu dal nulla te ne creavi uno che magari era spesso e volentieri vincente. Ora con gli schemi automatici diventa un po' più facile per tutti, diciamo. Comunque siamo portati sul 2-0. Neymar prende subito palla. Adesso vi faccio vedere ciò che vi dicevo. Non è vero, perché abbiamo segnato 3-0. Infatti ho aspettato un attimo. Comunque, allora, questo qua può essere il caso, l'eccezione. A me sembra che i portieri stiano un po' più fuori rispetto a FIFA 14. Però adesso, grandissimo gol, è buono, dai. Per fare le skill, come? Intanto Drogba prova la botta, eia. Non so se avete visto, le animazioni del portiere le hanno un filo migliorate, cioè magari fa quei due giri in terra in più. Ho notato che però molte volte, o meglio, rispetto all'anno scorso, hanno molta meno presa. Cioè, molte volte tendono a fare due tocchi, ecco. Ecco, questo può capitare quando magari mettete attacco totale, è una sorta di autolesionismo, perché se giocate con 3 in difesa e attacco totale ve ne sta uno forse. Silva, parte con le skill, non è Silva, è Neymar, però Trunk. Neymar lancia Willian, Willian avanza, la metterà in mezzo, non riesce ad arrivarci di testa, Eden Hazard, e parata del portiere. Questo è quello che vi dicevo, perché infatti stava quasi fuori l'area piccola. E non so se adesso è perché sto giocando contro il computer, ma questa mi sembra una netta differenza rispetto a FIFA 14, perché il portiere lì spesso stava proprio tra i pali, usciva poche volte, diciamo. Drogba per Neymar,
Neymar avanza, Neymar avanza, il portiere qua non esce e noi sbagliamo, mannaggia. Ecco, poi ragazzi, non si fa più così tanta fatica come io facevo sul 14 ad allungare la palla, perché vi basterà posizionare, spostare l'analogico destro in una qualsiasi direzione per allungarvi la palla. Guardiamo un attimo, Silva avanza, schiaccio un po' l'analogico destro e appunto se l'allunga. Questa cosa non mi sembrava succedesse sempre su FIFA 14, E ragazzi, la partita è finita, abbiamo vinto 3-0, vi ho esposto quelle che secondo me erano le mie prime impressioni, le mie prime idee a caldo, non ho idea se si dica così. Comunque, si è riuscita a vincere 12 tiri, 7 in porta, vabbè, ovviamente era anche abbastanza facile. Poi, non so se voi avete notato, perché mi sono scordato di ridirlo in questo gameplay, che il gioco a me sembra molto più fluido. Adesso ragazzi, questo qua era questo mio primo video in questa demo. Adesso magari anche solo oggi, perché forse vi farò un live su Twitch, comunque per avere altre informazioni mi raccomando passate sulla pagina Facebook. Comunque dicevo, oggi forse vi caricherò un altro video oltre a questo. Queste qua erano le mie prime impressioni, quindi detto questo spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, scaricatelo anche voi, se avete Xbox vi basterà andare sullo store, schiacciare e cercare FIFA 15. Se invece avete PlayStation vi toccherà aspettare domani, perché hanno detto che su PlayStation uscirà domani. Quindi ragazzi, detto questo, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, io vi dico potente pace nel prossimo video. Buon lavoro!